Oggi Dillinger intervista Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, già ministro della Giustizia, professore ordinario e avvocato. Professor Flick, cosa significa per lei la Costituzione italiana? Significa moltissimo. Significa il momento centrale del percorso di questi 150 anni. Un momento nel quale si è avuto il coraggio di guardare al passato fascista soprattutto, rifiutandolo, perché non capiti mai più, e si è avuto la capacità di guardare al futuro per apprestare una serie di valori che consentissero la vita insieme. Cioè si tratta del patriottismo costituzionale che ha non sostituito ma aggiunto ai valori del primo risorgimento, valori legati alla dimensione etnica, storica, culturale, geografica, i valori costituzionali del vivere insieme. La nostra è una Costituzione laica? Su quali valori è fondata? Certamente è una Costituzione laica, lo ha ricordato la Corte Costituzionale nel 1989 con una sentenza fondamentale, anche se il principio di laicità non è esplicito nella Costituzione. Laicità però vuol dire non solo rapporto tra lo Stato e la Chiesa, vuol dire metodo di rapporto con gli altri, rispetto, dialogo, rispetto e non tolleranza, vuol dire capacità di dialogo con gli altri, con la consapevolezza dei propri valori e col rispetto dei valori degli altri. Questo è il primo dei valori fondamentali, l'altro valore che li riassume tutti, un valore di contenuto, il principio della pari dignità. I due valori sono il compendio, sono l'ansa del significato della Costituzione. Celebriamo 150 anni dell'Unità d'Italia, ma l'Italia è una o le Italie sono tre? L'Italia è una nel senso che l'articolo 5 della Costituzione ci ricorda che l'unità è fondamentale, però l'unità deve realizzarsi attraverso la diversità, cioè attraverso le autonomie. Questo apre il discorso del federalismo e l'importanza assoluta di dare un riconoscimento al federalismo, a un federalismo solidale, cioè a un federalismo dell'uguaglianza e non a un federalismo meramente competitivo che potrebbe diventare l'anticamera della separazione. Il fascismo rappresenta una rottura o piuttosto uno stadio dello sviluppo della storia d'Italia? A me sembra che il fascismo rappresenti una degenerazione violenta, inaccettabile, del nazionalismo. In questo senso non starei a discutere se rappresenti rottura o stadio di sviluppo, certamente non è uno stadio di sviluppo, è un momento aberrante nel quale al di là dell'apparenza talvolta bonaria che ha fatto dire a qualcuno che il fascismo era una specie di villeggiatura, ci sono le leggi razziali, ci sono i campi di concentramento, c'è la guerra, non c'è solo il corporativismo. Quindi parlerei di degenerazione nei confronti della quale la Costituzione, che è una Costituzione antifascista, esprime un rifiuto drastico, mai più. La Costituzione italiana ha davvero bisogno di essere modificata? Cosa serve per riformarla? Probabilmente la Costituzione, che non è una mummia o un testo blindato, richiede una serie di interventi, di aggiustamenti, soprattutto nella sua seconda parte. Penso per tutti al problema del cosiddetto bicameralismo perfetto, due camere che fanno tutte e due lo stesso lavoro e andranno probabilmente modificate in questo senso per rispettare e per attuare meglio il federalismo. Ha bisogno però di una procedura particolare, cioè il cambiamento non avvenga a ogni cambio di stagione politica, che avvenga con delle maggioranze qualificate, che avvenga con una particolare attenzione al testo che si elabora e soprattutto che non incida su quei principi fondamentali immodificabili che sono sintetizzati dalla norma costituzionale nel dire che la forma repubblicana non è suscettibile di modifica. Nella forma repubblicana ci sta anche l'eguaglianza, ci sta la solidarietà, ci sta la laicità, ci sta il pacifismo, il personalismo, ci stanno tutti i principi costituzionali. L'articolo 1 ha davvero bisogno di essere riscritto alla luce dei cambiamenti della nostra società? No, perché chi dice che il lavoro è semplicemente un fattore di produzione, al pari del capitale, mi sembra di poter rispondere che nella Costituzione il lavoro è l'espressione della partecipazione e quindi della dignità. Il lavoro come diritto, il lavoro come dovere, come dice poi l'articolo 4. Naturalmente tutto questo lascia completamente aperto il dramma del
la sottooccupazione, della disoccupazione, del lavoro sommerso, delle morti e degli incidenti sul lavoro. Ma proprio per questo mi pare importante che si continui a pensare al lavoro inteso come momento di partecipazione, come società, come comunità della partecipazione e non comunità dell'appartenenza, senza nulla levare a chi, come i tedeschi, per evidenti ragioni storiche, ha ritenuto invece di aprire la propria Costituzione in nome della dignità, perché da poco tempo si erano chiusi i cancelli di Auschwitz. E crede che dovremmo seguire l'esempio della Germania e inserire in Costituzione un vincolo ai deficit di bilancio? Ma noi l'esempio della Germania l'abbiamo preceduto, perché la nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948, contiene una norma, l'articolo 81, che dice che non si possono affrontare per legge spese senza avere i mezzi per farvi fronte. Il problema però è poi quello di rispettare una norma di questo genere, e quindi non so quanto risolverebbe il fatto di una enunciazione formale in una norma, anche perché il vero limite da questo punto di vista al deficit e all'espansione della spesa forse è quello esogeno rappresentato dai vincoli della politica monetaria comune in sede europea. Lo Stato-nazione e la politica come luogo della decisione sono idee ancora attuali? Direi che sono attualissime, a condizione che lo Stato-nazione non diventi coefficiente di esclusione ma coefficiente di apertura, a condizione che ci ricordiamo, adesso che siamo uno Stato che si preoccupa dell'immigrazione, che non è molto lontano il tempo in cui eravamo emigranti e in cui cantavamo "Mare mia, dammi 100 lire che in America voglio andare", o pigliavamo il treno del sole, il treno dell'Etna, per andare a lavorare al nord. E lo stesso discorso vale per la politica. Si dice che la democrazia è il sistema pieno di inconvenienti, qualcuno dice che è il peggiore che sia, però finora non se ne è trovato nessuno migliore. Tutto questo ovviamente lascia aperta la necessità della riforma elettorale, la necessità di una partecipazione, la necessità della rappresentanza, la necessità della distinzione tra pubblico e privato. Sono tutti profili che però non inficiano il valore di fondo della democrazia e della partecipazione. Le piacerebbe uno Stato europeo con la propria Costituzione? Sì, a condizione che non sia un superstato, a condizione che la Costituzione sia un po' più semplice del mattone che in sede di referendum olandese, francese, irlandese si è respinto, a condizione cioè che lo Stato o la realtà europea sia una realtà in cui si dia la massima attenzione ai diritti fondamentali, sono il DNA dell'Europa, a condizione che in questo Stato, in questa realtà, si realizzi una situazione di coesistenza di più minoranze, una realtà di minoranze senza che nessuno abbia la sopraffazione, e a condizione che non vi sia soltanto una banca centrale, ma che sia anche un ministero dell'economia centrale. Secondo lei che paese immaginavano i nostri padri costituenti? Assomiglia all'Italia di oggi? Vorrei rispondere col titolo di quel bellissimo e amaro libro di Ciampi, "Non è questo il paese che sognavo". Io credo che però si debba avere e dare fiducia, e quindi io credo che il problema non è tanto quello di una Costituzione tradita, ma quello di una Costituzione inattuata o non attuata completamente. Dovremmo sforzarci di attuarla, anche perché solo quando avremo cercato di attuarla potremo domandarci se la Costituzione è attuata. Grazie.